Ciao, sono Daniele Prati, sono il direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale e di Ematologia del Policlinico di Milano. Donare è importante in primo luogo per i pazienti. Oggi ne parliamo perché è la giornata del donatore, ma il bisogno di sangue dura per 365 giorni l'anno e per tutte le età della vita, a partire addirittura dall'età prenatale fino alle persone molto anziane. È importante perché ci sono malattie croniche che richiedono un supporto costante trasfusionale e ci sono attività chirurgiche che non potrebbero esistere senza la trasfusione del sangue. Pensiamo per esempio a procedure così complesse come i trapianti. Ecco, pensare a trapianti senza la trasfusione è assolutamente impossibile. Donare è importante anche per il donatore e non costa nulla. Infatti, chi dona in un centro trasfusionale ha l'opportunità di essere seguito con esami di laboratorio, con visite periodiche e in qualche maniera anche di essere informato su tutti questi sui programmi di prevenzione che possono in qualche modo sensibilizzarlo a mantenere sane abitudini di vita, a correggere le proprie abitudini di vita e quindi sostanzialmente a vivere una vita migliore. Donare è importante anche per la ricerca, specialmente qui al Policlinico. Proprio recentemente, durante l'epidemia Covid, grazie alle donazioni dei nostri donatori, abbiamo potuto condurre uno studio estremamente importante, quello ad oggi più importante, che è andato a chiarire quali sono i meccanismi genetici di predisposizione alla malattia da Covid. E infine non dimentichiamo che il Policlinico è un centro di riferimento per malattie rare e in quanto tale racchiude al proprio interno anche la banca dei fenotipi rari qui al nostro centro, che provvede a raccogliere e a conservare unità di sangue di donatori rari per pazienti molto rari. Quindi, se stai bene, se puoi farlo, se sei sano, vieni a donare al Policlinico e vieni, se possibile, durante l'estate, dove storicamente abbiamo più bisogno di donazioni di sangue. Ti aspettiamo!